Siamo con la signora Licia Cardillo di prima, produttrice di vini e scrittrice. Ecco come nascono queste due passioni e come riesce a coniugarle. E allora, la passione per la scrittura e per la letteratura l'ho sempre avuta in verità. La passione per il vino mi è stata comunicata prima da mio marito che ha avuto diversi incarichi nel campo vinicolo, è stato presidente di una cantina Cellaro, poi presidente del Cronio. E poi sono stata, diciamo, trascinata, se così vogliamo dire, da mio figlio Davide, il quale ha cercato di mettere su questa iniziativa, questa cantina, e ha coinvolto tutti i familiari, quindi ha coinvolto me, ha coinvolto anche mio figlio Giuseppe che fa il chirurgo e mio marito che già era nel campo e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura che è straordinaria. C'è un legame forte tra cultura e vino, perché il vino in fondo è cultura. C'è sia nella letteratura che nella cultura del vino c'è l'attenzione alle piccole cose, a fare bene le cose e c'è passione soprattutto nell'uno e nell'altro settore. Quindi non c'è contraddizione. Il buon vino nasce nel vigneto e quindi dall'attenzione alla cultura, alla vite, alla raccolta dei grappoli, e così come la letteratura nasce dall'attenzione a quello che ci circonda, alla realtà. È facile coniugare le due cose, perché tutte e due hanno a che fare con la vita, credo, e quindi penso che non ci sia contraddizione. Parliamo adesso dei suoi libri. Quali sono e cosa racconta nei suoi romanzi? I miei romanzi, l'ultimo è Ofrosina, l'ho pubblicato con Dario Flaccovi Editore. È una storia intrigante che risale al Cinquecento, tratta dell'amore del viceré Marcantonio Colonna con Eufrosina Corbera. È una storia che ha tutti gli ingredienti di un vero e proprio giallo. C'è questo amore appassionato di un uomo che ha superato i 45 anni per una giovane di 17 anni. Ci sono molti lati oscuri, ci sono dei delitti. E c'è lo scontro tra due poteri, quello di Marcantonio Colonna contro la Santa Inquisizione. È una storia che avrebbe potuto essere scritta come un giallo. Io ho preferito invece un altro registro che è quello di un carteggio. Il carteggio mi ha dato la possibilità di entrare nella mente di questi personaggi e di spogliarmi delle vesti di una donna del 2000 per entrare nel loro modo di pensare, nel loro modo di vivere. La storia ha la particolarità di lasciare al lettore le somme di quello che si è letto e di assolvere o di condannare i protagonisti. Credo che sia questa la novità di questo romanzo. Gli altri libri sono libri sulla Sicilia. Ho pubblicato da alcuni anni fa un libro di racconti intitolato Fiori di Aloe e tratta di vari aspetti del modo di essere dei siciliani. Poi ho pubblicato un altro romanzo storico, Il Giacobino della Sambuca, tratta di un giovane sambucese che si lascia prendere dagli ideali dell'illuminismo e va a morire durante la Repubblica Partenopea a Napoli per combattere per la libertà, per l'uguaglianza, per la giustizia. È una storia molto forte che mi è costata molto perché non riuscivo a digerire, se così vogliamo dire, la storia di questo ragazzo ventenne che va a morire impiccato nella piazza del mercato di Napoli solo per avere creduto nei valori, nella giustizia, nella libertà. E poi un altro giallo
È intitolato Tardara, una storia molto, molto tipicamente siciliana, che racconta dell'uccisione del protagonista, solo perché figlio di un mafioso, solo perché non ha voluto cedere al potere mafioso e ha denunciato l'illegalità e quindi anche mettendosi contro la sua famiglia. Quindi è una storia forte dove sono protagoniste molte donne che si mettono insieme per combattere il crimine, per combattere la mafia. Qual è la sua prossima opera? E ho in cantiere un altro romanzo che dovrebbe essere pubblicato fra qualche mese, dalla Rubbettino Editore, ed è una storia molto forte, credo la storia più forte che io abbia mai scritto. Tratta dell'emigrazione per motivi di salute in Francia, emigrazione che ha avuto luogo negli anni 70, quando le strutture sanitarie siciliane non erano all'altezza di accogliere e curare i pazienti, e quindi c'era questo trasferimento a Parigi, questi viaggi che si svolgevano settimanalmente, alle volte mensilmente, a trovare la speranza che in Sicilia era negata. Quindi una storia siciliana ancora, una storia forte che riguarda non solo la Sicilia ma anche il meridione, perché in quel periodo Parigi era frequentata da tutti i pazienti che non riuscivano a trovare accoglienza negli ospedali meridionali. Quindi una storia anche d'amore che fiorisce e che si snoda in questa città francese e che è la storia anche di una rinascita, la storia di come attraverso la sofferenza, attraverso il dolore, si possa ritrovare la gioia di vivere, perché è la consapevolezza della brevità della vita, la consapevolezza della fortuna di poter vivere l'istante, il presente. Quindi è una storia positiva, tutto sommato.